Caro Babbo Natale, ho notato che hai realizzato diverse delle mie richieste della letterina dell'anno scorso. Vi lascio il video dell'anno scorso nelle schede. La Goen non è fallita e ha finito Fresia. La Bonelli e la DC hanno cominciato a fare crossover assieme e addirittura Dylan Dog e Grucio si sono sposati tra di loro. Ora, ho come il presentimento che la parte in cui parlavo di non far piovere a Lucca tutta la sia persa. Comunque, non mi lamenterò. Visto che, a quanto pare, i desideri li realizzi veramente, allora quest'anno vorrei chiederti altro. Due punti. Soldi. Tanti soldi, ma proprio tipo una vagonata di soldi. Poi, se ti avanza tempo, fai che i fan della Bonelli si diano una calmata, che ogni volta che si critica un volume di questa casa editrice si incazzano che manco se li avessi preso a fucilate nelle gengive il cane. Fai che facciano un'altra stagione di Adrian. Personalmente non ho visto manco una puntata della prima, ma mezza YouTube Italia ci ha pagato l'affitto grazie a quella serie. Fai che le case editrici la piantino con l'aumento assurdo dei prezzi, che noi lettori non è che possiamo andare in fumetteria con appresso il commercialista. Fai che il film Godzilla contro Kong finisca coi due che si innamorano tra di loro. Non perché sarebbe un bel finale, ma, trasciata per trasciata, a sto punto esageriamo. Fai che Berserk si trasformi in un metafumetto. Gatsu esca dalle pagine e cominci a prendere a spadate nelle rotule Miura. Fai che Dylan Dog, con questo nuovo rilancio, oltre che non farsi più la barba, non si faccia manco più la doccia. Poi voglio vedere, puzzando di carogne in decomposizione, se riesce ancora a trombarsi una tipa diversa ogni numero. Fai che i fumettisti capiscano che l'idea del multiverso è un mezzo per poter creare trame complesse e intriganti, non per colmare patetici buchi di sceneggiatura. E fai che la Goen... Vabbè, senti, fai un po' cosa vuoi con la Goen, tanto ormai noi ci abbiamo perso le speranze. Se poi posso aggiungere proprio ancora due cosette, fai che la Star Comics cominci a stampare manga con l'inchiostro e non più con il carbone. Fai che Detective Conan venga molestato dal fantasma di Michael Jackson. Fai che nel finale di The Promised Neverland si scopra che in realtà era tutto un sogno di Emma causato da un'indigestione di Nduja. E fai che non vengano più fatte nuove serie a fumetti o spin-off di Dragon Ball, perché c'è un limite anche a quanto si possa spremere un brand. Caro Babbo Natale, ti ringrazio per aver letto la mia lettera. Ti ringrazio per avermi donato un 2019 pieno di nuovi iscritti al canale e auguro a te e a loro uno splendido Natale. Post scriptum. Oh, comunque, se non hai tempo, a me basta anche solo la vagonata di soldi, eh?